Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io sono Andrea e oggi sono qua per riportarvi all'interno della volta di vetro. Sono molto felice della decisione di Bungie di reinserire la volta di vetro all'interno di Destiny, portandola leggermente modificata ovviamente, io penso che verrà adattata, però le meccaniche spero rimarranno sempre le stesse, anche perché c'ero molto affezionato. Ormai ragazzi sono passati veramente tanti anni, dal day one Destiny ha avuto evoluzioni, nuovi raid, nuove armi, nuove situazioni da gestire, nuove super, e tutto questo ha fatto discutere un sacco, soprattutto il fatto che ora Bungie stia riproponendo contenuti vecchi. Secondo me, e soprattutto per dare una continuità alla lore di Destiny, per dare un motivo dell'esistenza dell'ignota che viaggia tra tempi, epoche diverse, quello che vivremo non sarà il vecchio raid, ma sarà un nuovo raid rivisitato in una chiave temporale diversa. Quindi io mi immagino che all'interno ci saranno i barriera, i sovraccarichi, tutto quello che abbiamo adesso, che prima ovviamente non c'era, però adattato ad una volta di vetro, comunque sempre fedele all'originale. Se non l'avete ancora fatto, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento qua sotto se questo video vi è piaciuto, attivare la campanella, altrimenti YouTube non vi dirà mai quando io carico video. Ma adesso andiamo a vedere come andare a stendere il nostro caro amico Atheon per l'ennesima volta. Stendere Atheon un'altra volta nella volta... Zitto. Allora ragazzi, in questo video in particolare non guarderò in camera perché sto lavorando con la tavoletta grafica davanti in modo da poter disegnare in tempo reale quello che vi sto raccontando. Ma andiamo ad immergerci immediatamente in questa esperienza che sarà, mi immagino, fantastica. Allora ragazzi, come potete vedere, questa qua è la mappa della volta di vetro. La volta di vetro come la conosciamo, ok? Non è adattata all'attuale, non so come sarà l'attuale, se sarà perfettamente identica uno a uno. Io mi sto basando sulla mappa storica di Destiny 1. Come vi ricordate tutti quanti, atterriamo più o meno in questa zona qua, con i nostri guardiani, col nostro team, e da qua ha inizio la nostra avventura all'interno della volta. Questa fase, ragazzi, si chiama il pinnacolo per chi non avesse mai fatto la volta di vetro prima d'ora. Ma andiamo a vedere insieme come svolgere questa attività bene, velocemente e solo una volta. Solo una volta. Cerchiamo di andare dritti al dunque. L'obiettivo di questo step è quello di difendere le tre confluenze che sono situate al centro, a destra e a sinistra. Una volta identificate queste tre confluenze, noi ci dovremo andare a disporre col nostro team. A sentimento vi verrebbe da dire due per confluenza. In verità no. Dovrete mettervi tre a sinistra, uno centrale e due a destra. Perché questo? La confluenza di destra è la più semplice da tenere. Quella centrale deve andare ad aiutare sinistra e destra, quindi dovrà avere bene o male almeno un'arma a lunga gittata. Si consiglia magari un cecchino perché in questi casi serviva tantissimo. A sinistra invece ci saranno tre personaggi perché quella di sinistra è la confluenza più difficile. Ma badate bene perché il terzo giocatore della confluenza di sinistra dovrà comunque andare ad aiutare come Jolly anche quello della confluenza centrale, perché i pretoriani saranno veramente difficili da tenere. Ma andiamo a vedere insieme da dove arriveranno i nostri nemici. Allora, sulla mappa i nostri nemici arriveranno da due porte situate tra gli altari e spawneranno in questi due punti dietro gli altari di sinistra e di destra. L'obiettivo dei nemici sarà sempre quello di raggiungere le confluenze, ragazzi, quindi dovete semplicemente prestare attenzione al tragitto che c'è dallo spawn alla confluenza che state tenendo. Praticamente chi vi è dietro si muoverà in linea retta verso la confluenza, chi vi spawna tra le confluenze si muoverà in questa maniera, mentre gli ultimi andranno così. Quindi dovete solo stare attenti a queste strade, dal centro, da dietro non arriverà mai nessuno.
Io prima ho parlato di pretoriani, sì, perché ogni tot spawneranno dei pretoriani che saranno veramente difficili da abbattere. Questo succedeva nella vecchia volta di vetro. Oggi io mi immagino che ci ritroveremo davanti dei barriera, dei sovraccarichi o qualcosa di simile comunque da affrontare. Quindi ragazzi, dovrete portarvi tutto il necessario. Comunque, per concludere lo step, vi basterà difendere le confluenze finché non sentirete una sirena, un suono molto forte se non mi ricordo male, che vi annuncerà di aver passato lo step e la porta alle vostre spalle si andrà ad aprire. Ma andiamo a parlare un pochino di armi. Che armi bisogna portarsi? Allora, intanto stiamo parlando di Vex, quindi io mi immagino che all'interno troveremo soltanto scudi da vuoto. Ma non è ancora detto, quindi ragazzi non prendete come oro colato quello che vi sto dicendo. Sicuramente chi tiene l'altare centrale sarebbe meglio che avesse un bel cecchino, perché deve comunque poter aiutare l'altare di sinistra e l'altare di destra contemporaneamente, oltre a salvaguardare il suo. Chi tiene i due altari, sinistra e destra, dovrebbe avere quantomeno un fucile a pompa per le corte distanze e un'arma che diciamo potrebbe essere un ricognizione o anche un cannone portatile, per quando ci sarà necessità di supportare l'altare centrale con lo spawn dei pretoriani o chi per essi. Per la confluenza centrale io consiglierei comunque di avere anche un'arma a corto raggio, poiché in caso il pretoriano sfuggisse all'attenzione delle due piastre, sinistra e destra, voi sarete l'ultima spiaggia a difendere l'altare centrale. Per quello che riguarda invece le armi pesanti, ragazzi, io vi consiglio di smezzare un pochino il team. Chi sta sugli altari di sinistra e destra potrebbe portarsi dei lanciamissili, tranne il jolly di sinistra che potrebbe muoversi con la spada insieme a quello che tiene l'altare centrale. Bene ragazzi, di per sé questo è il pinnacolo, è il primo step della volta di vetro e del nostro tragitto per arrivare ad Atheon. Spero che questo piccolo tuffo nei ricordi vi sia utile per quello che sarà l'arrivo della nuova volta di vetro in Destiny 2. E soprattutto che possa aiutarvi ad organizzarvi col vostro team con mezzi, modi e maniere per fare la volta nel miglior modo possibile. Quindi oggi abbiamo visto il primo step del nostro percorso all'interno della volta, ragazzi. Nei prossimi video andremo ad analizzare quello che c'è successivamente a questo punto e vi porterò con me fino ad Atheon. Noi ci salutiamo qua. Io vi chiedo come sempre di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella, altrimenti YouTube non vi dirà mai quando io carico i video. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, supportate il canale, ragazzi. Basta un like, un'iscrizione, come vi ho detto. Per oggi è tutto da Top Games e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Lo so che lo stavate aspettando. Destiny 2 non ha un PvP competitivo, ragazzi. Non ce l'ha.